Devo dire piano piano, con pazienza, siamo riusciti a far valere la nostra profondità, la nostra fisicità, perché li abbiamo veramente dominati sotto canestro, sia in attacco che in difesa, eliminando i loro lunghi, continuando a servire la palla dentro, invece in difesa coprendo praticamente quasi ogni penetrazione. Loro sono stati in partita bravamente, sfruttando qualche nostra ingenuità in attacco e colpendoci in contropiede. Se avessimo stati un po' più concentrati, con un po' più di equilibrio nella bilancia difensiva, forse avremmo potuto chiudere la partita un po' prima. Sono contento, soddisfatto, sono due punti importanti perché ci danno il 2-0 contro Chieti. Al di là della partita, oggi abbiamo conquistato comunque due grandi obiettivi veramente importanti. Primo, la salvezza con 6 giornate d'anticipo. Il secondo, che oggi abbiamo conquistato con ogni probabilità uno dei 5 premi riservati alle squadre che impiegano maggiormente i giocatori under. E questo credo che sia un grandissimo risultato per una società che programma, con la quale ci confrontiamo quotidianamente, facciamo 56 telefonate al giorno, che ogni tanto deve stare in silenzio, non può dichiarare tante cose, ma ha sempre lungimiranza, i nostri soci ci tengono veramente, e quindi anche in un momento di difficoltà come questo siamo riusciti a far quadrare un po' le cose. In ultimo, adesso ci aspettano 6 partite, 3 in casa e 3 fuori. Dobbiamo provare a vincere almeno 4 per essere tranquilli nel provare a fare i playoff, che ci teniamo tantissimo a giocare noi e a regalare al nostro pubblico. Sì, abbiamo lottato, siamo rientrati più volte in partita, anche quando siamo andati sotto di tanti punti, comunque la squadra è rientrata. Poi sono stati un paio di episodi strani, un paio di canestri importanti, uno fatto da Tommaso Marino da 3 punti allo scadere dei 24, che è stato un canestro davvero importante per loro, e queste situazioni qua chiaramente le abbiamo pagate, però la squadra credo che abbia lottato su tutti i palloni e ci abbia creduto fino alla fine. Nella salvezza sì, però comunque non è giusto neanche nascondersi, cioè, adesso comunque il nostro obiettivo è cercare di arrivare dentro le 8 che faranno il playoff.